Buonasera e ben ritrovati a tutti qui, Continuo Libero, trasmissione dedicata alle attività sportive del CSI di Terni, con me come sempre Lorenzo Marzioni. Buonasera Lorenzo. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Abbiamo due ospiti importanti, no? Perché abbiamo un Assolutamente. trionfante della scorsa settimana e un uomo che ormai è abbastanza inflazionato il suo Abbiamo volto, imparato a conoscerlo, via. assolutamente sì, però oggi toccheremo delle corde importanti in tal senso, visto che siamo vicini al Santo Natale, chi meglio di lui per indottrinare questa settimana particolare. Sarà questa di oggi l'ultima puntata del 2022, poi ci ritroveremo il 2 gennaio, ma di questo ne parleremo sicuramente più avanti. Insomma, una settimana bella carica, Lorenzo, andiamo a presentare gli ospiti. Allora, una figura che conosciamo da anni, che quest'anno l'abbiamo vista per la prima volta in una nuova veste, è il nostro responsabile degli arbitri, l'osservatore, un po' un factotum in questo campo, Carlo Tomassini. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio a tutti e grazie della presentazione, grazie dell'importanza che mi stai dando. L'altro ospite lo presenti tu perché ha vinto il campionato che partecipavo io e quindi io non lo Stai presento. rosicando per Sì. questo? Sì, ha vinto, beh, certamente ballano un paio di punti Va. tra l'Amoroso Una e cinquantina di ecco più o punti. meno un filotto dei risultati eccezionali, punteggio pieno fin qui, ancora mancano 2 turni, no, per completare questo filotto che è riuscito a poche squadre in Terni League. Nella nostra storia, presidente dell'Aquila United, direi anche giocatore, anche se sei infortunato, quindi non hai potuto Anche militare giocatore. in questo campionato. Ritman Marcolai, ben arrivato tra noi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, è vero, è vero. È tutto partito, cioè, come stavamo in Serie A, siamo scesi giù, abbiamo cominciato da giù a venire su. Cioè, vogliamo andare e arrivare lassù ancora. Voi È il volete primo tornare in Serie A, passo. il primo passo, poi di questo Comunque ne parliamo tra mi poco. dispiace per te, Lorenzo. Allora, chiedo alla Stavolta. regia se ci manda intanto i risultati della Mixed Volley League, quindi del nostro pallavolo misto, così possiamo un attimo leggerli insieme, vai Lorenzo. Allora, Gintonici, Valnerina Norcia che è stata rinviata, Volley per caso, Hockey Volley 0-3, Pallavolisti Anonimi, Atletici Malontroppo 3-2, Babulle Volley, Real Bomberos 3-0 e Volley Malomposto, Iba Cherozzi che si giocherà il 1º febbraio. Per una classifica che vede in testa con 12 punti il duo Hockey Volley e Babulle Volley, comunque da segnalare come la grande sfida della settimana, Pallavolisti Anonimi contro Atletico Malontroppo, è finita per 3-2, una partita al cardiopalma, Babulle Volley invece che sale di posizioni, anche se ha una partita in più rispetto all'Hockey Volley, e via via tutte le altre. Io rinvio sempre, rinnovo sempre l'invito ai ragazzi e ai ragazzi da pallavolo che li aspettiamo qua in trasmissione. Detto ciò, direi di andare con la Goal Collection, poi un piccolo break pubblicitario e poi torniamo insieme per analizzare tutte le tematiche di questa settimana calcistica. Vai con la Goal Collection. Allora Sansi col destro non lascia scampo ed è subito davanti il Fiorentina Germain. Parte 17 a Gino. E questa invece è la gemma che si incastona perfettamente all'angolino del cerotto di gioco. Ha pareggiato la Prodiletta con un diamante allo stato grezzo. Pallonetto verso Sanzi che entra in area, la tocca corta! La tocca benissimo! Rossetti ha segnato un grandissimo gol. Ed è 5-1. Destro in porta. C'è gloria anche per il capitano. Sanzi per chiudere e mandare tutti a casa. Sinistro. Ed è un gran gol! Corsa a destra, deviato e rete! Dentro bene, la deviazione sotto porta di Argenti! Dove arriva la deviazione? Sotto porta di Minutillo!
che non può nulla sulla seconda stoccata sulla sua doppietta personale, quella di De Paulis. Argenti, anche lui fa doppietta. Troppo corto, ne favorisce Bravini! La sblocca subito il presidente! Poi il suo mancino lo tiene anche! E segna un bellissimo gol il capitano Michelangelo Cellulosi, minuto numero 8. Infatti è così, c'è deviazione, arriva il gol di Bevilacqua! Cellulosi che non si capisce qui con il portiere, Mingarelli invece sì, ha capito tutto, ci arriva con un tocco nobile. Elastico e tunnel, anche a Mingarelli dentro verso Tararico, Tararico la butta dentro. Proprio dentro la testa di Cellulosi, la fiammata nel finale di un Long Island che non vuole mollare la partita. Regalo a Cellulosi! Minuto 25 e 7 secondi allo scadere la tripletta del capitano. Non c'è più tempo, si salva! E mi permette di dire con merito il PES United. Palla di Matteo di verso Camara. Camara col destro! Piazzata all'angolino, si sblocca subito la contesa. Con la terra dentro, dove c'è sempre lui! Fabrizio Tabuani, il capitano! A Figi, dentro per il destro di Alessio Curri. Sul primo palo e il pallone finisce in porta, ha segnato lo Storteland. Mirdita, destro! Emiliano Mirdita rimanda davanti lo Storteland. Controllo sinistro! Thomas Friggi! La riequilibra ancora! Tabuani! E il pallone finisce in porta, il postaccio di nuovo davanti! Adesso di Friggi! Game, set e match! Si salva il postaccio fino a 30. Becca che va dentro, il pallone sfida alle spalle di tutti, non l'ha toccata nessuno. Becca ancora, ispiratissimo, ed eccola la doppietta di Ergis Becca. Secondo palo, l'arrivo di Ergis Becca, il gol del 4-2, Aquila United. Sempre più vicini all'obiettivo, ragazzi. Ancora! Il gol di Nico Dedat. È gloria, anche per Alex Andino. Università Cusano, l'Ateneo di Roma che unisce tradizione e innovazione, lezioni online e in presenza. Gestisci il tuo tempo al meglio e investi nella tua formazione. Oltre 35 corsi di laurea, più di 200 master, iscrizioni sempre aperte e un campus a Roma di 54.000 metri quadrati. Biblioteca, palestra, mensa e bar, laboratori didattici. Pensa in grande, scegli l'eccellenza accademica, scegli l'Università Cusano. La nostra famiglia della Casa del Camice da oltre 30 anni si dedica alla vendita di divise da lavoro per qualsiasi categoria. Ricamiamo e stampiamo ogni tipo di tessuto, consegnando anche a domicilio. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita. Casa del Camice. In via Lungonera Savoia 62B a Terni.
La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale per ogni attività. Da oltre 30 anni proponiamo un sistema di gestione integrato per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per minimizzare i rischi. Sicurezza, ambiente, formazione, progettazione sono le aree in cui la professionalità del nostro team assicura il soddisfacimento delle esigenze di ogni azienda. Impresa Service e Licia Costantini, i partner di fiducia per le giuste soluzioni. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. Da Fausto Moda, abbigliamento e accessori di qualità. Le migliori marche per uomo, donna e bambino le trovi da Fausto Moda. Cortesia e professionalità per accompagnarti nella scelta del capo che fa per te. Fausto Moda lo trovi a San Gemini in via Enrico Fermi. Telefono 0744 242 531. Lorenzo, una bella scorpacciata di gol. Assolutamente, tanti e anche molto belli. Allora, possiamo commentare i playout di Serie B, Lorenzo, perché ci sono dei verdetti importanti. Intanto, così, si fa spesso il gioco dei gironi, no? Sì. Quale girone è più forte dal girone 1 al girone 2? Fin qui la lotta dei playout verte verso il girone 2, che è quello dove militi te. Sì, devo dire che... Anzi, dove militai, perché adesso sei retrocesso in Serie C con Lomai, quindi insomma... Molto fiero di essere retrocesso. No, a parte gli scherzi, levato l'exploit del Ferentil Saint Germain, che ha dimostrato... Ti ha impressionato? Sì, onestamente sì, perché la Prodiretta comunque stasera ha presentato con il vestito buono, perché quando in campo hai Ludovico Giachetti, Barbarossa, Picecchi, sono dei giocatori che... Io ho sempre pensato che se la Prodiretta avesse avuto l'organico al completo per tutto l'anno non avrebbe fatto i play-out. Invece in questo scontro... si è trovato di fronte a un Ferentil Saint Germain che è un gruppo nuovo, un gruppo molto affiatato che diciamo ha fatto un piccolo primo passo con questa salvezza per poter fare la propria crescita. Se no c'è un'intervista virale bellissima, sul nostro profilo Instagram bellissima. Di Adriano Sanzi dove dice il Molo 21 che è la squadra che ha vinto il girone che aspetta la finale del 15 gennaio che il Molo 21 non è inferiore a loro sostanzialmente. C'è del vero, secondo te, in questa affermazione oppure più un monito d'orgoglio del Ferentil Saint Germain? Allora, io sono sempre per i moniti d'orgoglio per la propria squadra e per i propri ragazzi. Secondo me ancora ne deve fare di strada questa squadra, ma il gruppo Molo 21, che poi dopo era un ex gruppo Jepson Fayer, è comunque un gruppo di ragazzi che ormai giocano da un po' di anni, si sono fatti le ossa in questi campionati e hanno fatto un percorso di crescita che è partito prima. Vedremo il Ferentil Saint Germain se riuscirà a fare gli stessi step evolutivi che hanno fatto i ragazzi del Molo. C'è poi la caduta dell'Eagles, no? Che ha perso 3-6 contro il Soccorso Alpino. E diciamo che il Soccorso Alpino, abbiamo sempre detto, delle squadre di fascia bassa era quella che forse non si capisce neanche perché. Assolutamente, fosse così invischiato. È stato sinceramente una sorpresa anche una sorpresa del Soccorso Alpino, forse la più grande sorpresa che hanno fatto i playout. Si sono tornati contro le Eagles, che è una squadra molto esperta. Le Eagles secondo me paga una poca presenza di alcuni giocatori chiave. Ha una rosa molto ampia. Però non riescono ad avere continuità di presenza al campo e questa cosa li ha portati... Più che altro degli elementi cardine, sì. Perché la presenza ci hanno più o meno sempre avuto. Il problema è che quando ti mancano in un play-out Federico Fenici, Lorenzo Belfiore, Panfili che vi do questo scoop di mercato, è arrivato il primo svincolo... è ufficiale, Panfili si accaserà con il Toro Orsina con la Darca in Serie A, però insomma quando ti mancano un po' di questi elementi è normale che in una partita secca ne risenti, assolutamente. Però il Soccorso Alpino che abbiamo avuto il piacere di ospitare qua in trasmissione alla fine ha tenuto fede al suo, alla sua volontà di rimanere. Mi hanno mandato in Serie C a me. Giusto, ci sta, è giusto. Altri playout invece ben più intricate le due sfide del CSI Village. Io qui vorrei anche un po' coinvolgere Carlo, il nostro responsabile arbitro, perché proprio in quelle due partite abbiamo visto... con lo stesso arbitro due conduzioni diverse. Allora, prima di parlare delle due partite, facciamo un discorso un po' nello specifico, non nello specifico, perdonami, in generale,
su quello che è il ruolo dell'arbitro in un campionato amatoriale oggi. Quanto è difficile nei nostri campionati poter arbitrare? Tu che sei stato arbitro prima e ora che fai da responsabile. Ma io penso che un buon arbitro preparato non ha paura di niente. Tranquillamente può arbitrare qualsiasi tipo di gara amatoriale e anche qualche cosina di più. Certamente è importante che un arbitro entri in campo tranquillo, senza avere problemi di nessun genere. L'arbitro è colui che nella sua tranquillità riesce a dirigere una gara abbastanza bene, senza averci problemi, perché certo abbiamo sempre il discorso che se le società capiscono che l'arbitro ha soltanto 3 secondi per decidere dei momenti particolari, e perciò siamo molto tecnologici, sì, ma ancora non preparati per il VAR. Mancherà appena piano, sarà piano. Il momento, però abbiamo poco tempo, noi dobbiamo decidere in poco tempo, gli arbitri devono decidere in poco tempo, devono essere preparati per decidere in poco tempo, però anche le società devono capire che l'arbitro è solo lui in mezzo al campo e le altre persone non è che gli possono sempre dare fastidio se sbagliano. Ecco, dicevo questo, le società devono capire che l'arbitro è colui che sta in mezzo e deve decidere fra le due società che si contrappongono e perciò devono dargli anche quei margini di errore che siano giusti. Ridvan, che ne pensi di questo argomento? Come vedi la classe arbitrale tu da giocatore e presidente, insomma da esterno? Allora, è tanto complicato il fatto, perché è vero quello che dice, per il fatto che per noi è complicato perché tu stai in un'azione, ti trovi lì, per te tu lo pensi diversamente, giustamente rispondi, ma alla fine decide lui. Però tante volte è tanto complicato anche per loro, perché ci stanno dei diversi occasioni che, come dicevi, in 3 secondi è tanto difficile per decidere. Lorenzo, viviamo una stagione che è intensa, carica di obiettivi, è carica anche di aspettative da parte della squadra. Tu che hai un po', mi dai una mano a livello organizzativo, ma sei anche e soprattutto giocatore, rappresentante delle due squadre. Qual è, secondo te, la difficoltà che possono avere le squadre con gli arbitri in un contesto amatoriale, sia pur molto sentita, altrimenti non saremmo qui su Emittenti Television, qual è la linea di confine tra il rapporto arbitro-giocatore? Allora, secondo me il margine è molto sottile, perché ovviamente chiunque partecipa a una competizione sportiva, anche essa amatoriale, tutti quanti vogliamo vincere, nessuno va al campo per perdere, nessuno ci sta a perdere. Devo dire che nel corso degli anni il movimento è cresciuto tantissimo e quindi di conseguenza è cresciuta anche l'appartenenza, la voglia di incidere delle squadre. Io da giocatore, organizzatore di squadre, posso dire che quando si va al campo, essendo consci che sia una competizione amatoriale, bisogna essere leggermente più flessibili, nel senso che è ovvio che, come ripeto, come quello che ho detto prima, nessuno si dice che uno deve andare al campo a fare il buon samaritano e che gli stia bene tutto, ci mancherebbe altro, la protesta c'è, esiste nello sport, esiste in tutti gli ambiti della vita. Io dico solamente una cosa, c'è modo e modo di protestare e più che altro, secondo me, bisogna avere l'intelligenza di aiutare l'arbitro, nel senso che non bisogna metterlo alle corde, non bisogna stressarlo troppo, perché è una cosa che poi si ritorce contro. Perché comunque sia, l'arbitro è colui che è uno contro 14 che giocano, più i 5-6 in panchina, più gli allenatori, quindi si parla di una persona contro 30. Se 30 persone vanno tutte contro una, la cosa va in caciara. Secondo me il grave è la prevenzione, nel senso, chi parte prevenuto? Dopo, nella serata in cui magari c'è l'arbitro con la giornata storta, l'errore, ci mancherebbe altro, quello non ci siamo, come organizzazione non ci siamo mai nascosti degli errori fatti o dalla classe arbitrale o da uno di noi, ci mancherebbe altro, non abbiamo mai messo la polvere sotto il tappeto, sono sempre stati fatti vedere alla luce del sole, anche perché gli errori servono per migliorare, io almeno la penso così. Di conseguenza, secondo me, bisogna andare al campo consci che l'arbitro possa sbagliare, come noi possiamo sbagliare con la porta vuota, e che non ci sia nessuna macchinazione alle spalle o cose
per decidere l'esito di alcune partite, anche perché a noi non ci pagate nessuno, a meno che qualcuno non voglia fare delle offerte per vincere le partite. Carlo, accetti le offerte? Noi accettiamo qualunque cosa, lasciamo l'IBAN, ci mettiamo d'accordo e dopo da lì in poi possiamo avere dei favoritismi. Carlo, su queste parole di Lorenzi senti dire qualcosa? Ma io penso che c'ha molto ragione. Noi, diciamo noi arbitri, tra virgolette, si sente anche ancora fino a ieri, Carlo, certo. ancora questa è una cosettina che ancora devo riuscire a dividere a tra responsabile degli arbitri e essere arbitro. Ancora guardo molto come arbitro che responsabile, perché non è facile. È una mansione nuova che piano piano sto portando avanti. Ho iniziato da poco un corso da arbitri che spero che tutti e cinque gli arbitri che faremo sì, noi... oggi c'è la seconda lezione, giusto? Sì, già sto sulla seconda lezione. Riusciamo a portarli avanti tutti quanti, ma comunque su tutti i ragazzi che sono svegli, pratici e mi piacciono molto. Candidature sempre aperte comunque, se ci contattate tramite i nostri canali trovate sempre la possibilità di diventare arbitri. Ovviamente dobbiamo arrivare sempre a un numero minimo per poter lanciare il corso di 3-5 unità, però insomma ecco, se siete interessati, anzi, mettetevi in gioco, insomma. Carlo, dicevi? Il gruppo dove sono entrato, che già prima facevo parte, è un gruppo molto preparato, persone che sanno stare in campo tranquillamente. Certo, come diceva Marzioni, se tu cominci a pressarli, se tu lo cominci a dar fastidio, tu lo cominci un pochettino a offendere, tra virgolette, l'arbitro un po' si spazientisce. Poi dopo è costretto, per tenere in mano la partita, a tirare sui cartellini, anzi richiamo, cartellini, espulsione. Questo purtroppo è l'unico metodo che ha l'arbitro per mantenere... Le armi mantenere. A disposizione sono quelle. Non è che puoi fare differentemente. Volevo un attimo ricollegarmi al discorso fatto prima sui play-out, perché premettendovi che le due partite di cui vi sto per parlare sono state comunque nel complesso tranquille, ce n'è stata una, il primo play-out giocato al Village lo scorso martedì, che ha visto vincere il PES United per 4-3 sul Long Island, una partita molto corretta, molto... bella da vedere, godibile, un super Marco Mingarelli. Una menzione speciale per super Marco Mingarelli, bisogna farla. La partita l'avete vista anche nei gol poc'anzi, eccezionale. Però sempre per parlare del discorso arbitri, lì una partita, le due partite di quella sera dirette dallo stesso arbitro, in una partita è stato molto facilitato dal lavoro delle squadre e non c'è stato nessun episodio incriminato. Nella seconda partita qualche episodio più critico c'è stato e è stata una partita molto più chiacchierata. Quanto incide il lavoro anche delle squadre, no Carlo, nell'aiutare poi dopo... l'arbitro stesso? Moltissimo. Più riesci a startene tranquillo in campo e a dare meno fastidio all'arbitro, più hai il vantaggio che l'arbitro è più obiettivo, non è pressato al punto tale da sentire troppe chiacchiere, da sentire troppi problemi. Arbitra tranquillamente, perciò anche le società più fanno stare tranquillo l'arbitro è meglio. Questi play-out, quindi un PES United trascinato da Mingarelli, però una menzione anche per Michelangelo Cellulosi, questo Long Island Lorenzo l'ha fatto. Assolutamente sì, Michelangelo è un ragazzo che è stato qua ospite con noi in trasmissione. È stato anche ospite, un ragazzo che mi permetto di dire a livello umano, molto molto carino. Squisito. Come giocatore, tutto il gruppo della assolutamente, io ho avuto il piacere di giocarci contro in Champions e devo dire che sono un gruppo molto giovane. Secondo me hanno anche talento, soprattutto in Michelangelo, che forse possiamo dire è il fiore all'occhiello della rosa, semplicemente devono, ecco, per esempio adesso abbiamo visto questa immagine, uno stop di spalla che io veramente pochissime volte ho visto in vita mia su un campo da calcio in quel modo, però devo dire che secondo me devono trovare un po' di amalgama, devono trovare un po' di gioco corale, un modo di approcciare una partita tutti insieme, tutti allo stesso modo. Il giorno che lo faranno, secondo me, potranno togliersi delle belle soddisfazioni perché sono un'ottima squadra. E nel PES poi c'è questo signore qua. C'è questo signore qua che io, fuori dalle telecamere, oggi a pranzo ti ho detto, cioè, Marco Mingarelli ha un play out per la salvezza Serie B, è veramente un grande lusso. Cioè, un ragazzo che abbiamo imparato, io personalmente lo conosco da tanti anni, ma nel Terni League abbiamo imparato a conoscerlo già da tanti anni. Ha vinto uno scudetto. Ha vinto uno scudetto. Ha fatto
annate, giocate veramente sensazionali. Però è un PES che non è solo Mingarelli centrico, no? È un PES che secondo me è molto interessante, perché da una parte ha punte di talento molto molto alte, capitanate da Marco Mingarelli, ma poi hanno anche l'esperienza di ragazzi che hanno giocato a buoni livelli, quindi secondo me è una squadra temibilissima. Secondo me la sfortuna è stata anche degli infortuni nel corso della stagione per il PES. Li hanno fatti partire in ritardo. Se possiamo andare anche avanti con le immagini, perché mentre commentiamo possiamo anche parlare di questo postaccio Pirates contro Storteram, una partita dalle mille emozioni, è successo un po' di tutto. Qui è proprio la gioventù, in tutto, veramente due squadre giovani, due gruppi molto giovani. Il postaccio secondo me ha messo in campo quello che ci ha fatto vedere in tutto il campionato d'apertura, una squadra che comunque sia con dei limiti, che però ha tanta voglia di incidere, tanta voglia di venire al campo, di giocare, di vincere. Secondo me è stato questo che ha fatto una delle squadre che ha fatto più punti e più risultati nei minuti finali della partita. Anche qui perdeva 3-2, fa il tre pari, versa 5 minuti alla fine, poi segna il gol del sorpasso a inizio recupero. Se non è una squadra che non molla mai sicuramente, molla mai. E quelle sono caratteristiche che hai o non hai come squadra. Dello Storteram possiamo anche tornare in studio. Dello Storteram, quello che mi dispiace tra virgolette è che questa squadra non abbia mai giocato come ha giocato l'altra sera, in questa maniera. Cioè ha giocato sempre, raramente io ho visto fare una prestazione di questo livello. Credo che lo Storteram abbia una rosa un po' corta, e ci può stare, sono ragazzi giovani, è anche difficile avere una rosa di 20 giocatori, certo, quando poi tutti devi andare in campo in 7, quando si è giovani e no, tutti vogliono giocare. Però la verità è che è una squadra che ha un settetto titolare molto molto buono e devono crescere le alternative. Ma anche nel settetto titolare deve crescere la qualità di gioco, che quella sera si è visto, al netto appunto di un po' di annebbiamento finale a livello nervoso che non l'ha aiutati. E secondo me la Serie C non è una punizione per lo Storteram, ma è una scuola terapeutica. Questa è la mia opinione, e vale anche per il Long Island, vale per molte squadre, anche l'Eagles stesso. Insomma, io penso che delle squadre che hanno perso questi playout, Lorenzo, non ne vedo una che può dire: oddio mio, siamo finiti ai playout e non dovevamo starci. Con tutto il rispetto, un Soccorso Alpino fosse sceso in Serie C, sarebbe stato... Avrei starto un po' la bocca. Sì, fossilo sì, perché è una squadra che merita intanto di stare in B. Invece le squadre che sono retrocesse, non dico che è giusto che retrocedano, ma credo che farà parte di un percorso terapeutico, a patto che venga accettato. Sì, per esempio percorso. Lo Storteram deve ripartire dalla prestazione che ha messo in campo l'altra sera. Nonostante sia arrivata la sconfitta, adesso va a fare un campionato... Non semplice, non te la porti semplice, da casa. Assolutamente, però comunque sia di categoria inferiore, dove possiamo dire che una squadra come lo Storteram, secondo me, va a giocarsi le partite con tutte squadre alla portata per loro, perché sono una buona squadra. Quindi vai a giocare tutte le partite alla tua portata per poter crescere, per poter incidere, per poter fare un campionato che poi magari una vittoria, due vittorie, tre vittorie in anelli di risultati che poi ti fanno crescere in autostima, in consapevolezza, e magari ti fanno fare quel salto di qualità che ti permette di fare una Serie B non come quest'anno, dove ci sono state partite in cui hai sofferto tantissimo, ma una Serie B che è più al tuo livello. Allora, dato che della Serie B non c'è molto altro da dire, se non che questa settimana, domani sera, ci saranno le semifinali di Mitropa Cup, delle quali parleremo l'anno nuovo, ovviamente, che ti vedono coinvolto, Lorenzo, perché sfidare il gioco corpo. Sempre in Mitropa io. E la tua coppa. Andiamo a vedere allora, aiutandoci anche con la regia, i risultati e la classifica dell'ultimo turno di Serie A del calcio a 7, perché qui arrivano dei verdetti molto molto importanti. Quindi andiamo a vedere insieme risultati e classifica. Qui inizia veramente a delinearsi definitivamente la situazione. Allora, l'Esterni City ed il Gama Colli sul Velino 6-6, la Dolce Vita Prosecco 5-1, Green Service Torre Orsina 4-8, San Buceto Le Campetto 1-4, De Muru Astoria 2-10 e Red Devils e Saparesidas 5-8, con i Red Devils che non scappano dalla maledizione di tiro libero. Ne parliamo dopo. Infatti lui sta tranquillo perché il campionato già l'ha vinto, quindi può anche perdere. Può anche perdere la prossima, però c'è la maledizione di tiro libero, Ritvan, che chi perde, chi viene qui in studio ogni settimana perde. È quasi sempre, si è quasi sempre materializzato. Il Molo, anche il Molo un po' come Aquila United, le vince tutte. Comunque, la classifica, senza leggerla tutta, il dato di fatto è che abbiamo le prime tre, le ultime tre che sono ormai matematiche. Solo loro. Perché manca un solo turno alla fine della regular season. Torre Orsina con 25 punti, possiamo già anticiparlo, non giocherà il suo turno settimanale causa abbandono del Demur Truck Service, quindi
Il Terzina chiuderà a 28 punti, primo in classifica. Stesso discorso per Astoria, che non giocherà il suo turno contro Colli sul Velino, quindi 26 punti anche per loro. Torrozzina quindi in finale scudetto, Astoria in semifinale scudetto contro il Campetto, colpo di coda del Campetto. Non era semplice, Lorenzo, anche perché il giorno prima aveva vinto la Dolce Vita contro la Prosecco, i Red Devils stessi potevano ancora insidiarsi. È una grande vittoria d'orgoglio di questo gruppo che si sta ritemprando in ottica delle finali nonostante le tante defezioni. È un altro grande segnale dato dal Campetto, che dopo la vittoria di settimana scorsa ne manda un altro vincendo contro un San Bucedri che è vero che ha finito un po' in flessione, sta finendo un po' in flessione questa regular season, ma la squadra sempre difficilissima da affrontare, quindi il Campetto nonostante era pure di vantaggio San Bucedri 1-0, nonostante le assenze e nonostante tutto quello che è successo dentro e fuori dal campo, il Campetto ha lanciato due segnali importanti. Adesso si andrà a giocare una semifinale che dove saranno obbligati alla vittoria, perché sì, sono obbligati alla vittoria perché la storia avrà due risultati su tre. Mi aspetto veramente tanto da questa partita. Anche perché per le finali scudetto il Campetto recupererà praticamente tutti tranne Bassitto squalificato, quindi recupererà se fosse se passasse il turno sarebbe veramente una squadra quasi al completo. Astoria Campetto, veramente una bella partita. Mentre per quanto riguarda la situazione in ottica salvezza, come detto, salutano il campionato Colli sul Velino e De Muro, che noi salutiamo perché salutano proprio il Terni League, che hanno deciso di mollare a metà stagione, una concessione che abbiamo fatto, normalmente chi si iscrive con noi deve fare tutta la stagione, però sono due gruppi storici che avevano delle difficoltà oggettive al netto dei risultati sportivi, l'abbiamo visto, Lorenzo, anche a livello di organico, salutano due gruppi che ci hanno dato tanto. Allora, salutano due gruppi che ci hanno dato tanto. Il De Muro fino a qualche mese fa ha fatto le finali. Ci hanno dato veramente tanto. Il De Muro veramente è un dispiacere per entrambi. Il De Muro in particolar modo perché hanno iniziato a giocare il Terni League, che erano veramente dei ragazzi, con tutti i genitori fuori a vedere le tre partite. Erano ragazzini, possiamo dirlo, ragazzini. Ora sono diventati ragazzi. Il tè caldo a fine primo tempo che ci offrivano anche a noi, infatti ringraziamo tutti i genitori che ci hanno supportato anche a noi, quindi sono stati fantastici, veramente encomiabili con la loro presenza alle regionali, dove erano in difficoltà a livello di organico, ma hanno affrontato veramente l'impegno al meglio, sempre fantastici, quindi è un gruppo che mi mancherà tanto. Stesso discorso per le Colli sul Velino, che è un altro gruppo che abbiamo da tanti anni, una squadra che ha fatto tanti sacrifici per venire a giocare, comunque sia, una squadra che deve fare sempre chilometri per venire a giocare da noi, quindi veramente tanto di cappello anche a loro. Ci siamo salutati con degli arrivederci con loro, quindi sì, magari in futuro. Speriamo, le porte del Terni League sono sempre aperte. Sono abbastanza convinto che molti giocatori del De Muro li troveremo altrove. Ovviamente. Assolutamente, assolutamente. Quindi questo sicuramente succederà, però insomma sono due retrocessioni che si accumulano invece al Green Sense, salta retrocessa. Io intanto saluto il patron Casalinuovo perché si è sposato, facciamogli anche gli auguri, perché per il matrimonio, insomma. Lorenzo, una retrocessione quella del Green Service, pensare che le prime tre giornate erano in testa con 7 punti fa effetto poi dopo questo filotto di sconfitte, no? Fa molto effetto, anche perché secondo me il Green Service è una buona squadra, poi sono state varie... è una grande Serie A, sì, è una Serie A difficilissima, ogni partita è tosta, però il Green Service secondo me qualche piccolo rimpianto e qua e là ce lo può avere, perché è un'ottima squadra. Adesso secondo me deve essere brava a ritemprarsi, a fare gruppo e andarsi a giocare le proprie chance in Serie B, perché secondo me in Serie B le loro chance ne hanno e come. Con i Red Devils che hanno perso la loro partita, va bene, forse gli stimoli sono un po' calati dopo quando la vittoria del Campetto. Ha vinto il Campetto. Però secondo te la Dolce Vita può essere la grande delusa di questa Serie A, più che di questa settimana? Secondo me sì, perché la Dolce Vita ha avuto un inizio di campionato difficilissimo, dove i risultati non sono arrivati, dove una squadra, onestamente è una cosa che mi stupia tanto, perché comunque la Dolce Vita parliamo forse insieme al Toro Ursina con Addarca, sicuramente la squadra più esperta per quanto riguarda la Serie A, quindi vedere la Dolce Vita così in difficoltà, ma in una difficoltà di identità, nel non trovare la quadra all'interno del campo, mi ha stupito tanto. Poi dopo, da lì in poi, hanno fatto un bel filotto e hanno fatto vedere tutte le proprie qualità. Infatti, questa era la penultima giornata, fino alla penultima giornata comunque hanno avuto la chance di andarsi a giocare anche loro
i playoff. Comunque dici Torozzina che intanto si prende la finale di scudetto, sarà la sua seconda finale scudetto Torozzina della sua storia. Torozzina, zitto, se ne parla sempre troppo poco il Torozzina. Il Campetto ha detto una cosa importante, il Campetto ci arriva dopo tutte queste difficoltà, ci arriva dopo la rivoluzione in panchina con Alessandro Conti, ci arriva anche dopo praticamente l'addio di Michael Maurini, che è stato uno dei giocatori più chiacchierati di questo inizio stagione. C'è Jacopo Rizzo che è un centrocampista centrale nel Campetto, che è il capocannoniere della Serie A. Cioè, comunque Rizzo, sono numeri che vanno un po' in piazza. Veramente, sì, veramente, anche perché da tanto, a 360 gradi dentro al campo, un giocatore come Jacopo Rizzo. Lo ha sempre dato, quest'anno ha messo in più questa doti realizzative, non che prima non segnasse mai, però diciamo così tanti con questa costanza, questa costanza non l'ha mai fatto. In tutto questo contesto c'è la storia che è seconda e che secondo me, poi magari libero di sbagliare, a livello di organico è la squadra che ne ha di più come qualità. La storia me. Poi non si vince solo in quel modo, ha veramente però un roster importante, molto 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 importante, ha fatto un bel passo in avanti secondo me anche a livello di consapevolezza. Vediamo, mi aspetto dei grandi playoff. Voglio un attimo tornare da Carlo prima di spostarci sul calcio a 5 e partiremo eccezionalmente dalla Serie C, visto che abbiamo qui il protagonista, di questa. Io voglio dire a Carlo una cosa: da responsabile degli arbitri, ma anche da ex arbitro, quanto ti dà fastidio sentire dai giocatori, dai dirigenti questa frase riferita agli arbitri? Vi ci paghiamo anche. Quanto ti infastidisce e perché? Indubbiamente mi dà fastidio, perché un arbitro lo fa anche come passatempo, come hobby. Scende in campo, dare il massimo, perché cerchiamo da dare il massimo sempre. È una frase un po' scomoda, una frase un po' brutta, una frase un po' offensiva poi, perché alla fin fine l'arbitro che dirige quella gara non è un concetto di soldi che prende, ma è l'amore che ha verso il CSI e l'amore che dà verso l'hobby, che tutte le sere con l'acqua, col vento, con quello che sia, va a affrontare. Carlo, come ti sei trovato in questa nuova veste e come ti trovi nella famiglia del CSI di Terni? Ma io vengo dal CSI perché ho fatto questi 7 anni come arbitro. Entrando in questa nuova veste non è facile, credetemi, io non tutte le sere, l'80% delle sere durante la settimana, dal lunedì al venerdì, vado a vedere le gare per seguire gli arbitri, per vedere anche le gare come vengono arbitrate, come vengono svolte anche dalle società. E vi dico che, ripeto, il gruppo è molto buono, ma noi dobbiamo cercare sempre da migliorare, perché questo settore sta in crescita e i giocatori, da com'era prima il CSI, oggi è diventato un torneo molto sentito, molto frequentato anche da giovani. Il livello atletico è cresciuto tanto, tantissimo. Negli ultimi anni è cresciuto e anche tanto. Gli arbitri hanno bisogno da crescere, perciò con le nostre riunioni mensili che facciamo cerchiamo di andare a pari passo. Ecco, recentemente hai portato, ragazzi, nelle riunioni arbitrali anche una novità che possiamo dire anche al pubblico, che è quello dell'ausilio dei nostri video, cioè andiamo a far rivedere agli arbitri alcune situazioni capitate, no, durante le settimane di gioco. E come la prendono gli arbitri quando vai a stuzzicare, no, anche alcuni errori che fanno, perché è logico che ci siano quelli. L'arbitro è sempre un pochettino permaloso, no? Perché l'arbitro è colui che quando vede il suo errore non è facile da accettare, ma è anche vero che è giusto sottolinearlo, perché se tu non sottolinei l'errore non cresci. Allora abbiamo proprio bisogno di queste immagini dove evidenziamo gli errori e da quegli errori noi cerchiamo da migliorarci, perché quell'errore non ci deve capitare. Questa più. È una cosa molto importante secondo me, dirlo qua, perché tante volte un ragazzo che viene a giocare oppure un ragazzo che organizza la squadra, giustamente anche tra l'altro, non può non rendersi conto anche di tutto il lavoro che c'è dietro. Cioè dietro le quinte comunque sia c'è un gruppo di ragazzi che ognuno ha la propria vita, ognuno ha il proprio lavoro, ognuno ha i propri impegni, chi ha i figli,
chi non ce l'ha, chi ha i propri cavoli. Certo. Però c'è comunque sempre un lavoro rivolto al miglioramento anche di questo. E questo secondo me è giusto che le squadre se ne rendano conto, se ne rendano conto e lo sappiano, perché non si deve pensare il fatto che l'arbitro è un ragazzo preso per strada e mandato dentro al campo così con fischietta e una divisa per far sì che la gente possa giocare. Innanzitutto partiamo sempre dal presupposto che senza gli arbitri non si gioca. E questa è già una cosa che ci dimentichiamo un po' troppo spesso. Sì. Cosa numero due, bisogna... Non credo che con gli errori dei nostri campionati ci può essere le partite auto-arbitrate. Non credo che questo guarda, possa voglio succedere. Bene a tutti i ragazzi, ma non vedo molti gentleman. Quindi, battuta a parte, comunque sia, è bello sottolineare in questi ambiti tutto il lavoro che c'è dietro e che comunque sia a livello organizzativo, a livello arbitrale, c'è sempre un lavoro rivolto a migliorare. Poi, da quando c'è Carlo è ancora più tangibile. È ancora più tangibile, anche perché c'è una presenza, lo vedete spesso, c'è una presenza fissa al campo, quindi ovviamente gli errori ci saranno sempre. Questo è inevitabile, sia a livello organizzativo da parte nostra, che a livello di un arbitro, a livello gestionale di una gara, quello ci sarà sempre. Però è giusto, secondo me, sottolineare il fatto che c'è sempre un lavoro volto a migliorare. Ma l'errore è umano. Poi è naturale che l'errore, l'arbitro in campo, meno li fa e meglio è. Certo. Però comunque dobbiamo capire che anche l'aspetto tecnico dell'arbitro in campo è anche la sua posizione. In quel momento hai un giocatore che ti passa davanti, tu non vedi un fallo, però la società o le società devono capire che noi siamo da soli. Su altri settori abbiamo due arbitri, per dire nel calcio a 5, in settori diversi hanno sempre due arbitri che arbitrano, perciò hai due viste totalmente diverse. Noi siamo da soli in mezzo a un campo a 7 e dobbiamo arrivare dappertutto. Ci può succedere l'errore, ossia qualcuno deve anche capire che ci può succedere. Quello che io voglio che qualcuno, il messaggio deve passare, è che non dando la società, ma quando le squadre stanno in campo, le panchine devono capire che loro stanno sedute tranquillamente, noi invece no. Noi dobbiamo seguire tutto il gioco. Le panchine invece hanno soltanto il discorso da guardare. E quello deve aiutare l'arbitro. Non è che tu dalla panchina puoi sempre a star di arbitro, quello è sbagliato. Non va bene. Con riferimento a Ridvan, che è lì vicino a te, che è in panchina, è puramente casuale. No, sto scherzando, ovviamente. Ridvan, ora veniamo da te, perché chiedo alla regia se ci può mandare i risultati della Serie C del calcio a 5. Partiamo dalla Serie C, perché insomma l'ospite ce l'abbiamo. Ed è importante anche perché Ridvan avete fatto contenti non soltanto voi, ma anche i ragazzi del Motepungo con la vostra vittoria col Conadarca Futsal, perché sì, è vero. Intanto l'avete fatti promuovere anche a loro. Quindi vediamo i risultati di Serie C della nona giornata. Allora, Motepungo Ajax Kemal 7-4, Leicester City American Reds 10-2, Bar della Porta Terni Boys 5-5, Panza di Naigos, Stroncavoli 5-3, New Team Maroso 3-8. Sono uno dei grandi risultati a sorpresa, devo dire. E io non c'ero. Con la Dalla Futsal, l'Aquila United 2-6. Classifica quindi che vede Motepungo promosso con 24 punti, più sopra ancora di loro l'Aquila United con 27 punti. Ci sarà l'ultima giornata. Però è stato molto combattuto, hanno solo 58 di differenza reti. Abbastanza direi. Con la Dalla Futsal, che quindi ormai deve pensare soltanto ai playoff, forte comunque di 18 punti, poi via via tutte le altre. Da segnalare in questa settimana, secondo me, la grande vittoria del Panzenegos 5-3 su Stroncamoli. Uno Stroncamoli che ha abbracciato una serie di risultati che rischiano di fargli perdere anche i playoff, che sembrava una cosa... Sembrava all'inizio campionato che Stroncamoli potesse essere il vostro rivale, Ridvan. No, beh, non ne avevi pensato. Sinceramente io pensavo Panza più che... Che avete affrontato e vinto la prima giornata. La prima giornata, che abbiamo faticato tanto. È sembrato proprio che, per me almeno, era la squadra che andava su. Poi, man mano che si giocava, abbiamo capito che ci stavano altre squadre che non abbiamo aspettato. Io sinceramente non aspettavo che ci sta tutto sto... Questo divario, dici? Sì. Beh, noi un pochino invece Lorenzo ce l'aspettavamo, però prima di farti parlare direi di dare un attimino la linea alla regia e quindi mandare la pubblicità break. E poi ci vediamo per parlarne ancora. Pubblicità. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto.
Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi, meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. Ristorante pizzeria Mari e Monti. Giro pizza non stop. Menù di pesce a soli 25 euro, solo su prenotazione. Ampia sala per pranzi e cene di lavoro e sala privé. Vi aspettiamo in via Monte Grappa 58. Ristorante pizzeria Mari e Monti. Telefono 0744 170 78 86. AET. Da mezzo secolo nel settore assistenza, ricambi e vendita dei principali marchi di elettrodomestici. AET. All'avanguardia nei prodotti di condizionamento e refrigerazione civile ed industriale. AET lo trovi a Terni, in via Leardi 2 e servizio tecnico in via Fornaci 14. AET. Perché scegliere Generali? Per l'assistenza, siamo al fianco dei nostri clienti in ogni momento. Perché Generali è la prima compagnia assicurativa italiana. Per la solidità, con i nostri 8 milioni di clienti. Per l'affidabilità, sono 190 anni che Generali è al vostro fianco. Perché proteggiamo il tuo presente per garantirti un futuro più sereno. E allora vi aspettiamo presso i nostri uffici a Corso del Popolo 24C. Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa, in via Benucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. Ed eccoci di nuovo qua per l'ultimo spazio della nostra trasmissione Tiro Libero. Vi ricordo che la prossima settimana non andremo in onda perché è Santo Stefano, ci fermiamo, quindi ci rivediamo il 2 gennaio. Esattamente, quindi una piccola sosta anche per noi. Torniamo sulla Serie C del calcio a 5, torniamo con Ridvan. Io voglio tanto fare una premessa per chi magari non lo sapesse o se lo fosse dimenticato. Aquila United che vince questa Serie C, intanto che è promossa in Serie C, per vincere ancora mancano degli step, è una squadra che nasce dalle ceneri del Real Madrid dell'anno precedente. Poi avete fatto una scelta diversa a fine dello scorso campionato di separarvi da noi, poi siete tornati, perché alla fine si torna sempre da noi più o meno, siete tornati, però vi è toccata la Serie C. Diciamo che, vero, rispetto alla scorsa Serie A non avevate la possibilità di giocare con Zefi e con soprattutto Marsiefai, che è stato un po' il giocatore principe della passata stagione, però il gruppo era già forte di suo e avete messo dentro quelli due o tre elementi che con la Serie C, Lorenzo, non hanno nulla a che vedere. Beh, devo dire che per forza di squadra, per unità di intenti e per organizzazione, per tutti questi fattori non c'entravano con la Serie C. Cioè, tu prima hai detto giustamente, potevi pensare allo Stroncamoli in un momento in cui potevano essere i vostri rivali. A me, vedendo questo campionato di apertura, mi hanno dato l'idea che non li vedessero proprio dei rivali. Ed è giusto che sia così, perché, ma non lo dico perché hanno avuto supponenza o arroganza, perché comunque si sono presentati come una squadra molto consapevole dei propri mezzi, che sapeva di essere una grande squadra
per questa categoria e che ogni sera andava al campo con l'intento di vincere, però essendo molto consapevole di quello che dovevano fare per vincere, perché ci sono tante squadre che vengono al campo convinte di vincere e poi non riescano a vincere perché gli mancano determinate cose. Loro sono stati molto bravi in questo, perché poi comunque sia andare ad approcciare un campionato come la Serie C, dopo che hai fatto con questo, con la maggior parte di questo gruppo, hanno fatto anche la finale scudetto, sì, quindi non è facile ritemprarsi, quindi sono stati veramente bravi e vanno fatti i complimenti. Ridvan, voglio togliere la risposta banale e facile, il gruppo, no? Che quasi tutte le squadre dicono sempre la nostra forza del gruppo. Ok, il gruppo c'è, è evidente. C'è, sì. Qual è però, oltre al gruppo, la forza del Real Madrid, che secondo me in questa Serie C? L'Aquila United. No? Scusa, vedi, mi confondo con Real Madrid. L'Aquila United, vabbè, la maglia è la stessa, il nucleo giocatori è lo stesso. Qual è la forza di Aquila United oltre il gruppo? Allora, io penso che sono anni ormai che giochiamo tutti insieme, e quindi giocare insieme penso che dai una possibilità per conoscersi meglio dentro il campo. È vero quello che dicevi, che manca Christian, manca Jimmy, però il gruppo è quello, cioè inseriti quei due elementi, quei due ragazzi nuovi, che siamo Andino è uno, novità, no, Nico è un altro, cioè siamo riusciti a arrivarci sempre più o meno lì. Senti, adesso poi, conoscendovi, credo che siete abbastanza voraci all'idea di voler anche vincere la finale della Serie C contro il Montepungo, presumo che... Allora, io non li conosco i ragazzi del Montepungo, però ci vogliamo provare. Noi l'obiettivo è arrivare alla fine senza perdere. Di questa apertura. Quindi intanto. Sì. E in Serie B invece l'idea è quella di provare subito a ritornare in Serie A, oppure... Allora, noi vogliamo arrivare in Serie A, dove siamo stati, anche se è stato un altro nome. E poi, cioè, però tocca vedere, perché Serie B è tanto più, penso, più complicato del Serie C. Come, anche perché io ti ho detto, cioè, Serie C abbiamo pensato che quest'anno sarà facile, nel senso che noi abbiamo due o tre anni che giochiamo insieme. Abbiamo detto, siccome il gruppo ci sta, abbiamo pensato che è più facile. Invece ti ho detto, la prima partita l'abbiamo fatto, ci siamo trovati già subito male, cioè nel senso che loro erano bravi e... È che il livello mediamente è più alto, no, rispetto a prima, anche nella Serie C comunque trovi, se vediamo la classifica delle squadre, gli esterni, secondo me la Serie C forse di più alto livello che abbiamo mai avuto. No, mi ricordo sempre le Serie C con Perticara, Blackheads, quel famoso anno lì, c'erano una Serie C, diciamo, di grandissimo livello. Diciamo che negli ultimi anni, sicuramente la Serie C, più che altro è molto equilibrata. Sì, se molto vediamo equilibrata. Ecco la classifica, grazie alla regia, tolte purtroppo agli ex Kemal americani. Guarda gli esterni, che crescita che ha fatto. Gli esterni che ne dà 4 vittorie consecutive, gli esterni. Questo credo che non gli era mai successo nella sua storia di fare 4 vittorie di fila. Noi si sono molto ringalluzziti. Ma è un gruppo che poi ha recuperato anche Andrea Caromani, tra altre cose, insomma, un gruppo importante. Tra l'altro. Spostiamoci un attimo nella Serie B del calcio a 5, così vediamo al volo i risultati, andiamo a fare questa scalata diversa rispetto al solito. Serie B del calcio a 5. Allora, Old City Liberta Stacida è stata posticipata. Sì, causa il 45 che ha bloccato mezzo Old City e un arbitro, il nostro arbitro, che salutiamo, Maraga da Orte. San Giuseppe e Marco Sporting Gara 5-8. Grande vittoria dello Sporting. Real Palace seleziona il Bisileste 6-3. Oro Argenti Castrum 1-5. Brevemente, poi della Serie B magari parleremo meglio dopo anno nuovo. Va detta una cosa importante. Giuseppe Marco cade un po' a sorpresa fino a un certo punto, perché lo Sporting Gara ha uno Zait grande trascinatore, autore di ben 6 gol. Lo Sporting Gara sta facendo veramente un grande campionato. Sporting Gara è terzo in questo momento. Giuseppe Marco però potrebbe una partita da recuperare contro il Real Palace, che sarà un grande recupero, che ci sarà a inizio gennaio, mi sembra il 3 gennaio, se non vado errato. Il Real Palace ha faticato molto con la Bisileste, attenzione, perché fino a 6-3, ma perdeva 2-0 sotto la pioggia, insomma, sì. Era successo un po' di tutto. E comunque anche l'Old City è lì. L'Old City è lì, ha una partita da recuperare, ma c'è questo Castrum che adesso si approccia, ha battuto l'Oro Argenti 5-1, si approccia al derby contro il Real Palace, che sono tutte e due di Montecastrilli, di questa settimana, e quella sarà la sfida, ricordandoci anche come andò l'andata, con un dominio totale del Real Palace. È un po' la sfida chiave. Forse il primo campanello d'allarme per il Castrum, che fino a quel momento era stata una macchina perfetta, e da lì si è inceppato qualcosa. Però nonostante questo campanello d'allarme, il Castrum è lì. Sì, sempre. Se rivediamo un attimo la classifica al volo, il Castrum, se non vado errato, è con una partita
in più, però ha un punto da Real Palace. Il Real Palace dovrà giocare lo sconto diretto e poi dopo deve recuperare la partita con la Giuseppe e Marco, che non te la porti da casa. Quindi insomma, è un diciamo che il Real Palace è che vuole dare due segnali importanti. Vediamo a che punto è la crescita di questo gruppo. Mentre in fase, diciamo, in bassa classifica, tra poco, appena finisce la puntata, correrò a Passepartout per filmare l'Argenti Libertà Stacito, anche perché credo che sia l'ultima spiaggia per entrambe per poter, o insomma, è una possibilità importante per provare a rientrare nel discorso almeno play-out, sì. Cioè questa corsa a tre con l'Albiceleste che per poco non stava per fare lo sgambetto al Real Palace. Spostiamoci invece con la Serie A, visto che siamo oggi a Serie A del calcio 5, l'abbiamo un po' danneggiata, ma a rotazione di settimana avremo tempo di parlare. Ah, ci sta tanto tempo e tanta canna al fuoco per poterne parlare, però vediamo al volo i risultati della classifica della Serie A, Lorenzo. Allora, la Dolce Vita Galactica, è tutto riaperto. Qui è veramente una classifica folle. La Dolce Vita Galactica è 2-5. Petstor Conad Weddales 7-7, Napoli Terni Bugo Bar 8-6, New Terni San Giovanni Bosco 3-10. Allora, qui la cosa particolare analizzando la classifica è che nonostante i Weddales abbiano fatto 6 punti su 6 contro i Galacticos, hanno comunque steccato quelle due partite, due pareggi, sempre 2-7-7 dalle cose, sì. Con San Giovanni Bosco e uno con Petstor Conad, e ancora i giochi del primo posto non sono definiti perché ci sono ancora 3 partite da giocare e i Weddales devono fare attenzione perché potrebbero, perché i Galacticos sono lì a 2 punti. Galacticos secondo me poi le altre le vincono tutte, è, con è la criptonite dei Galacticos, fin qui sono i Weddales, sì. C'è poco da dire da fare, le altre le vincono tutte, le vincono anche bene. Poi dopo c'è una voragine, ribadisco, guardate la differenza reti dalla terza classificata all'ultima, sono tutte negative, cioè cosa abbastanza, ma no? Più che altro bisogna dire che è il San Giovanni Bosco che attualmente sarebbe, sì, ai play-out con lei. Un risultato unico, ovvero la vittoria, sì. È a 3 punti dai play-off. E questo è straordinario. Ritman, è una cosa fantastica. Tu l'hai affrontato, no, con il vecchio Real Madrid, che qui posso dirlo. I Weddales, nonostante tutto, sono ancora lì. Ci sono questi Galacticos che premono. Forse quel terzo posto è quello che manca, siete voi là in mezzo. Quella terza forza, questo terzo polo del campionato, no? Forse. Che effetto ti fa vedere questa Serie A, questa classifica? Beh, Serie A quest'anno è tanto forte. Cioè, tu vedi Serie A che non... cioè, ci stanno con i punti lì. Galacticos che sta sempre attaccato a Weddales, una cosa che era tanto, che non si vedeva che ci stava una squadra che li stava appresso. Perché Weddales, diciamo, è la storia dei Terni League. Va detto, sicuramente quindi... è una squadra che ha tanti successi alle spalle, sì. Si è rialzato con delle difficoltà, però abbiamo invece visto... Invece Galacticos è partito, quando è partito Galacticos erano gli anni, è partito nello stesso anno con Real Madrid, però loro veramente adesso quest'anno sono andati avanti e sono forti. Allora, io penso che con questo abbiamo anche completato il nostro... la nostra abbiamo puntata, abbiamo finito questo 2022, siamo andati un po' più veloci nel finale, ma le tematiche erano tante. Carlo, so che volevi dire un'altra cosa per completare il discorso prima di salutarci. Io dicevo, voi avete fatto l'appunto su quel giocatore, su Mengarelli, bravo ragazzo, ma dentro la Terni League ci sono tantissimi di bravi ragazzi, gente che è entrata da poco, gente che era già nel Terni League. E noi dobbiamo ringraziarli questi qui, perché sono tutti ragazzi che... quando giocano sono molto educati, molto precisi, molto professionali. Certo, sappiamo benissimo che non siamo tutti uguali, però comunque l'educazione è importante quando uno sta dentro un campo. Il rispetto è importante. E io spero che questo messaggio passi per tutti quanti e che abbiamo anche noi, verso noi arbitri, un pochettino più di rispetto, un po' più di considerazione, senza averci tante storie e tante pressioni, insomma. E io con questo messaggio di Carlo colgo l'occasione per augurare a tutto il nostro pubblico, a tutta la rete di Terni AM Television, un sereno, un felice Natale. Noi ci vediamo anche anno nuovo, perché ci vediamo il 2 gennaio. Ci vediamo direttamente il 2 gennaio, quindi tanti auguri di buon Natale, buone feste, buon inizio e fine di anno, e ci rivedremo sempre qua. Al Terni League. E ringrazio ancora Ritval Marcolai, Carlo Tomassini per la loro compagnia. Grazie. E ci auguri vediamo. Auguri a tutti, auguri. E buon Natale e buon fine anno. Auguri e ci buon vediamo Natale comunque a tutti. Il 2 gennaio qui, sempre sul canale 84 del Digitale Terrestre. Buon proseguimento di serata a tutti. Nella
nostra città fatta d'amore e d'acciaio. La passione per il